Buongiorno ragazze, benvenuto nel gruppo Il risveglio delle donne, le donne si raccontano. Siamo in prova perché purtroppo siamo ancora in una fase iniziale e finché le donne non capiscano come vengono utilizzate le dirette bisogna che mi colleghi un pochino prima. Questa mattina c'è Laura Gabrielli, una mia carissima amica e compagna di viaggi nel risveglio femminile, ma che ha fatto un lavoro straordinario per quanto riguarda appunto la donna, quindi ne parleremo con lei. Intanto la vado a taggare, a chiamare e vediamo se riesce ad entrare con noi in diretta. Taggato. Allora, Laura, allora. Dimmi, cara. Intanto presentiamoci, ti presento. Allora, io ti conosco. Grazie. Perché hai fatto con me dei meravigliosi percorsi di Mamani, Hernán Juras Mamani, che è un curandero peruviano e scrittore di best seller, se ne è già parlato, insomma, perlomeno chi mi segue lo conosce molto bene, perché io ho consigliato sempre i suoi libri. E te poi, nel senso, anche precedentemente probabilmente, ma hai deciso di aprire un blog proprio che aiutasse le donne, no? E il tuo blog, esatto, si chiama babycomp.com, se non sbaglio. No, il blog si chiama blog.babycomp.it. Ah, blog.babycomp.it. Babycomp.it è invece il sito tramite il quale noi vendiamo i dispositivi che noi consideriamo apparecchi iniziatici affinché la donna possa acquisire maggior consapevolezza e conoscenza anche da un certo punto di vista anche biologico del proprio ciclo, di modo da non venir costretta per motivi anche pratici, diciamo, ad assumere contraccettivi ormonali che vanno a sospendere completamente la loro attività ovarica e che pertanto, detta proprio pane pane, la stacca dal proprio femminile. Assolutamente. Perché attraverso il ciclo la donna è connessa al di là che facevi parte insomma di un'organizzazione bella solida con Mamani, perché l'hai aiutato tantissimo, sei andata in Perù, l'hai aiutato proprio per raccogliere fondi per mandare avanti il suo progetto, l'Università della Vita e della Pace, quindi insomma sì, sei stata una donna bella forte e bella presente, insieme poi a tuo marito Eric. Sì, io da te proprio durante i seminari comprai la coppetta perché ignorantemente io non ne conoscevo la presenza proprio. Esatto. Quindi mi ricordo insomma che comprai la coppetta a quei tempi, mi sembra, non so se ancora oggi, insomma, della Moon Cup era. Moon Cup, sì. Della Moon Cup, e poi successivamente, se ti ricordi, proprio io esponevo il fatto che non riuscivo a rimanere incinta. Quindi e durante i miei percorsi ero già sposata e stavo provando, quindi un po' emotivamente ero terrorizzata a diventare madre, un po' probabilmente il mio utero, insomma, si ristringeva per tanti motivi, e quando mi sono sposata poi mi hai fatto un bel regalo insieme alle altre sorelle, le sorelle, aiutami un attimo, ricordalo, perché c'è Tatiana, le gemelline, come si chiamavano, Tatiana? Te le ricordi, Morsellino, mi sembra. Non riscordo. Comunque, ecco, c'era Daniela Tagliaferri, c'era Annalisa Chelotti, insomma, mi piace citarle proprio perché per me fu la un Mari, bel dono. La Marilisa. La Marilisa. E mi arrivò il pacchettino del Pearly, che è un termometro, mm-hmm, se lo vuoi dire te, così sei sicuramente più specifica. Allora, Pearly è un dispositivo che viene utilizzato dalla donna per, diciamo, scopo contraccettivo o per monitorare la propria fertilità. Quindi diventa anche uno strumento utile per le donne che vogliono avere bambini prima ancora di accertare un conclamato problema di fertilità o di sterilità, perché molto spesso la donna, quando cerca di avere, di pianificare, non rimane incinta avendo rapporti liberi, subito entra in una sorta di ansia, di stress. Sì. E quindi avere la possibilità di avere la tranquillità anche di sapere che c'è l'ovulazione, che è il primo presupposto affinché la donna possa rimanere incinta, e anche avere e che ha un equilibrio ormonale estroprogestinico stabile, è tranquillizzante. Per cui si stabiliscono proprio dei presupposti che
portano alla gravidanza, insomma, in modo spontaneo. Poi come vanno avanti le cose non dipende solo da noi, insomma. Ma infatti non, ripeto, ero ignorante in materia, perché insomma prima che non ti si presenti, chiamiamolo problema, no? Esatto. Quindi non ti poni neanche quali potrebbero essere le soluzioni, né vai a conoscerti chi sei, che corpo hai, come reagisce, no? Infatti stiamo facendo un post proprio su questo, perché maggio è il mese della fertilità, è il mese dedicato anche, diciamo, alla figura femminile. Maggio è il mese delle rose, per cui c'è proprio viene onorata la fertilità e la femminilità. Sì, e beltane, quindi stiamo facendo un post. Celebro beltane. Esatto, per cui diciamo stiamo facendo un post lanciando appunto anche un'offerta alle donne che vogliono accingersi a questo controllo della propria fertilità, anche in visione di una eventuale futura gravidanza, perché la donna dentro di sé lo sa se prima o poi vuole o esclude la maternità, se nei propri progetti di vita ha la possibilità o vuole, diciamo, considerare la possibilità di diventare madre. È abbastanza importante che non lo scopra a 38 anni dopo aver preso per 20 anni la pillola anticoncezionale, perché certo. È chiaro che sospendendo l'attività ovarica dei problemi possono sopraggiungere. Senti, dimmi. Mi piacerebbe anche se ci parli un pochino di più, no, di quello che fai. Ora, noi si è citato appunto un dispositivo, però ti occupi veramente di tantissime cose. Sì. Ecco, ti lascio libera di raccontarci, proprio perché questa intervista possa essere di aiuto, e quindi lasciamo, insomma, che l'energia fluisca dove deve andare. Sono d'accordo. Ieri quando mi hai detto parla di te, sono andata in panico. Perché ho detto, da cosa inizio? Allora, conosco la tua storia, quindi immagino. Inizio dall'inizio, ok? Grazie. Quello che mi ha spinto a occuparmi del mio femminile è il fatto che io da moltissimi anni, durante l'età fertile, più o meno da quando avevo 20 anni, oggi ne ho 55, ho avuto problemi legati al ciclo, non problemi della serie o un po' di dismenorrea, quindi dolori mestruali, ma problemi molto importanti, perché con ogni ricambio ormonale soffrivo di grossissime di attacchi di emicrania molto forti, e, accompagnati da altri sintomi tipo vomito eccetera, che mi costringevano a stare a letto. E questa cosa era debilitante, cioè ero distrutta. Per cui ne parlai con una amica, cliente, psicoterapeuta di Torino, e lei è stata la primissima che mi ha messo una pulce nell'orecchio. Mi ha detto, Laura, è il tuo femminile che soffre. Ho detto, cosa vuol dire? Quanti non anni capivo fa di erano? Che... 30 anni ma fa. Sicuramente 30 perché anni lei fa. Era già avanti a Cipicchia. Sì, 30 anni fa. Io quando ho iniziato a 26 anni ho iniziato dei percorsi di crescita personale, diciamo, con corsi di meditazione, di astrologia eccetera, però sì era intorno ai 30, sì, tra i 26 e i 30 anni. Al che questa è stata la prima pulce nell'orecchio, mi ha dato dei fiori di Bach da prendere che hanno sortito l'effetto che dovevano sortire, cioè pochino devo dire, perché era ben oltre il lavoro che dovevo fare. Certo, dopodiché, era più profondo. Dopodiché ho conosciuto l'autrice di un libro che si chiama Il risveglio di femminile per una nuova visione. Questa autrice si chiama Roberta Osso, l'ho conosciuta per motivi lavorativi, perché lei nel suo libro ha citato i nostri dispositivi, al che ho incominciato a capirne qualcosina in più. Ho cominciato a comprendere quanto sia importante la connessione che la donna ha con l'universo. E, dopodiché ho partecipato a dei corsi organizzati da Rizza. Io sento un rumore, un piccolissimo riassunto, quindi la nostra Laura poi si dedica appunto a se stessa,
e anche alle donne, proprio perché in prima persona ha sofferto tantissimo. Quindi i suoi primi problemi partono proprio dal ciclo mestruale. Il sintomo che più la rendeva invalidante praticamente era l'emicrania, giusto? Questo è quello che te. Quindi dicevo, per fare un riassunto, il libro, cioè prima Anna Iacheo, che peraltro nel frattempo ha fatto un bellissimo libro anche riguardo alla sessualità, Chi? come espressione dell'anima, quindi psicoterapeuta, poi il libro Ah. di Roberta Osso, dopodiché diciamo con Rizza ho partecipato ad alcuni convegni con Raffaele Morelli. Anche lui, diciamo, ha introdotto l'argomento del femminile e nel 2010, o meglio, tra il 2009 e il 2010, credo di aver comprato i primi libri di Hernán Mamani. E, diciamo, il primo libro che ho comprato è stato non Il potere della donna, ma bensì La donna della luce. Ah, bellissima. Bellissimo, che mi ha aperto proprio una visione nuova al potenziale. Il potere della donna l'ha radicata questa visione. E siccome nel 2010 a Richiedio festeggiavamo i nostri 20 anni di fidanzamento, avevamo deciso di andare in Perù. E quindi, prima di decidere di andare a Perù, siamo andati al suo convegno sulla sessualità sacra che teneva in occasione del solstizio. Quindi nel 2009 a Milano. E il tema della sessualità sacra è un tema molto importante ed è una visione anche della sessualità ad altri livelli, chiaramente. E quindi ci siamo informati e fatalità lui aveva appunto la pubblicità del suo viaggio in Perù. In pratica siamo arrivati in Perù nel 2010 che noi Mamani non lo conoscevamo, se non perché è autore di questi due libri che io avevo letto. E quindi ci siamo trovati a frequentare il suo seminario e già di per sé a sostenere anche delle prove importanti, perché durante il seminario devi sostenere delle prove anche di controllo del proprio fisico, perché quando abbiamo c'è cioè una montagna, Chivay, che è la sua città, che era la sua città natale, che era la montagna delle donne, Kota Yauli, e quando noi abbiamo dovuto scavare, diciamo scalare Kota Yauli, eravamo in pochissimi del gruppo di 30 che siamo arrivati in cima. E tra costoro c'ero io, che vi posso assicurare, non sono una montanara, anche se vivo in montagna. Mi ricordo che le uniche parole che lui mi ha rivolto in quella circostanza, durante la salita, lui vedeva che io facevo tanta fatica ma che non le mordevo, si è girato e mi ha detto: te la stai cavando benissimo, nel suo Grande. tono. Dopodiché, arrivati in cima, diciamo chiaramente un qualcosa all'interno si muove. Dopo il seminario con Mamani abbiamo proseguito il nostro giro turistico e sono andata a farmi leggere le foglie di coca da una curandera del posto, però di Cusco. E questa curandera non era una curandera che normalmente riceveva i turisti. E mi ha detto delle cose che erano veramente, diciamo, che hanno colpito il cuore. Perché diceva appunto che la Pachamama era anni che mi aspettava in Perù per poter operare in me una sorta di cambiamento. E devo dire che il cambiamento c'è stato. C'è stato perché io non ho mai smesso di andare avanti. Nel 2000 ho iniziato tutti i percorsi del potere della donna, del massaggio andino, sono andata ai corsi della Pachamama Te Habla, cioè tutto quello che si poteva fare con Mamani per poter connettermi e contattare sempre di più il femminile che è insito in ognuno di noi, io l'ho fatto. Naturalmente facendo il massaggio andino in coppia anche con Erich, questo è stato molto importante anche per una crescita di coppia, perché all'interno della coppia noi abbiamo la possibilità di avere il nostro specchio e
e questo l'ho imparato molti anni dopo. Quindi lì dove c'erano delle dinamiche di difficoltà, anziché andare in contrapposizione, cercavo, è molto importante cercare di capire in che modo e in che parte tu sei, diciamo, tra virgolette, responsabile di quello che ti sta succedendo. E, niente, da lì poi ho iniziato una formazione in naturopatia, cioè meglio, io sono terapista di acupuntura con istituto del professor Peter Mandel, che ha in Italia la sua sede nella zona di Mantova, si chiama cromofarma.it, e anche con loro, diciamo, ho fatto dei meravigliosi percorsi. Infatti l'ebook, diciamo, che hai citato nel tuo post di presentazione è stato scritto da noi dopo una conferenza che il dottor Primitivo, che è il docente scientifico della scuola di naturopatia cromofarma, ha fatto proprio nella zona di Cesena, presso la sede di Macro Librarsi. Nel corso di questo incontro lui ha parlato quanto è importante, anche dal punto di vista fisico, che la donna diciamo si occupi di se stessa, perché se non è connessa col suo femminile presenta tutta una serie di sintomi, tra cui quello mio, che viene definito normalmente sindrome premestruale, anche se io l'avevo più volte al mese, e più volte in un ciclo, diciamo, per la precisione. Automaticamente era molto interessante per noi affiancare queste informazioni che abbiamo ritenuto utili per tutte le donne, diciamo, al nostro lavoro. Ecco perché abbiamo fatto l'ebook. L'ebook contiene delle informazioni molto importanti, perché purtroppo ci sono moltissime donne che soffrono e non comprendono che questa sofferenza e tutti questi sintomi possono derivare anche da questa mancata connessione del proprio femminile, o meglio, da un mancato equilibrio maschile e femminile che è insito dentro di noi, perché anche un buon maschile radicato dentro di noi, diciamo, è importante perché il nostro femminile possa esprimersi, ma non deve venire esasperato. E quindi, certo. Siccome l'ebook lo stiamo dando in omaggio, invito tutte coloro che in questo momento o anche successivamente vedono l'ebook a scaricarlo o iscrivendosi alla nostra mailing list. Poi Valentina manderà il link nel post. Sì. Senti Laura, così ti faccio parlare te. È diviso in maniera perfetta, è molto comprensibile. E anche le immagini ci aiutano tantissimo. Puoi andare avanti da sola? Sì, certo. Allora, l'ebook è multimediale. Cosa significa? Siccome ognuno di noi ha diversi canali attraverso i quali riusciamo ad apprendere meglio le informazioni, è un ebook che introduce anche ad un argomento molto attuale, anche se il termine viene un po' abusato, introduce un pochino la comprensione della medicina quantistica. Perché il tipo di scuola che ho fatto io, diciamo, fa risalire ogni tipo di disturbo, di malessere ad un retroscena di informazione. Cioè, noi viviamo in un campo di informazioni attraverso i quali, che attraverso il nostro fisico arrivano a noi. Noi abbiamo questi benedetti biofotoni, diciamo, che ci consentono di scaricare le informazioni del nostro ambiente. Quindi il nostro ambiente è pieno di informazioni. Le informazioni sono di tipo biofisico, possono essere di tipo genealogico, simbolico, e il dottor Primitivo spiega appunto la differenza all'interno di questo ebook di questo tipo, in che modo tutti questi significati simbolici, genealogici, cioè che ci derivano dai nostri antenati, possono avere ancora un riflesso su di noi, possono essere storie legate alle nostre, diciamo, alle nostre storie karmiche, possono essere legati ai nostri vissuti già della vita principale, ma anche nella vita prepuberale. Quindi, quando noi abbiamo dei malesseri,
pur nell'impossibilità di comprendere esattamente dove la catena causale del malessere, è importante farsi due domande e dire: ok, ma il malessere, come prima cosa, non deriva dall'esterno, sono io che in qualche maniera sto ricevendo una sorta di messaggio. E quindi l'ebook cosa fa? Introduce a questi tipi di spiegazione, dopodiché va nello specifico dei singoli sintomi di malessere. Sì, è ben diviso, veramente. Di cui purtroppo moltissime donne oggi soffrono. Viene spiegata, diciamo, anche la radice biologica del sintomo, perché non rimaniamo, cioè, non è una spiegazione esclusivamente esoterica. Questo è importante comprenderlo, perché altrimenti rimane tutta una spiegazione molto filosofica. Non deve rimanere una spiegazione filosofica, perché altrimenti ne viene abbassata l'impatto, l'importanza. Dopodiché è stato bello, diciamo, affiancare ad ogni sintomo, ad ogni possibile spiegazione, anche delle storie di donne che hanno vissuto questo tipo di malessere, nelle quali chi ha il malessere può identificarsi. La donna ama moltissimo leggere le storie che parlano di altre donne. Questo lo dicono tutti i libri, diciamo, del femminile, lo dicono i romanzi in cui la donna ha la possibilità di identificarsi. E quindi di per sé abbiamo voluto mettere immagini, i video del dottor Primitivo per chi ama di più guardare e non solo leggere, abbiamo voluto mettere le storie e la spiegazione anche del possibile significato del retroscena del sintomo. Speriamo piaccia. Io penso che non ci sia dubbio. Allora, se mi aspettate un secondo, cambio anche le cuffiette. Appunto, si parlava delle buche che regali alle donne, insomma, alle persone che si iscrivono al tuo nella blog. Mailing list. Ecco, poi vi diamo, poi ti mando il link della mailing list. Per iscriversi alla mailing list, da cui automaticamente diciamo ci si può disiscrivere, anche se consiglierei di farlo dopo aver ricevuto anche le nostre mail di introduzione alla comprensione quantomeno del ciclo, perché dopo aver scaricato l'ebook, scusate, queste cuffiette non sono mie e sono troppo grosse per me. E quindi non stanno su. No, vabbè, no, non parliamo, diciamo che c'è la possibilità di disiscriverci, però insomma hai un blog veramente interessante, le newsletter che mandi, perché io mi sono iscritta tantissimo tempo fa, quindi sono sempre molto interessanti, specialmente per la donna, anche se io apro l'invito anche agli uomini, perché se ci conoscano meglio magari anche la collaborazione potrebbe essere migliore tra di noi, cioè diventerebbe migliore. Sarebbe fondamentale. No? Quindi, assolutamente, perché poi alla fine abbiamo veramente bisogno anche di quel maschile, no? Di un uomo che ci appoggia. Quindi io l'ho scaricato con facilità. Ricordiamo anche che si può scegliere anche la versione Kindle, quindi chi preferisce leggerlo da un tablet oppure, esatto, insomma, dai dispositivi può non scaricarlo, anche chi appunto chi non ha la possibilità di stamparlo, non ha la stampante. Volevo precisare veramente la semplicità in cui è stato fatto. È veramente molto semplice leggerlo, è molto intuitivo perché le immagini riportano subito all'argomento trattato e devo dire che anche la scelta delle immagini, non so se ci sei di mezzo te, però insomma è molto accurata, perché anche non solo io, diciamo, l'ideatore, devo dire, il merito della creazione di questo ebook va in grande parte a Erich, il mio compagno, che ha un femminile molto, molto spiccato, pur avendo un maschile anche molto presente. Il discorso che facevo prima riguardo alle donne naturalmente vale anche per gli uomini, perché certo, avere un buon equilibrio maschile e femminile è fondamentale per la comunicazione all'interno della coppia. Diciamo l'inizio per fare un lavoro su di sé.
Ecco, ritornando però alle immagini, io non ho una stampante a colori, ma l'ho visto scaricandolo dal computer, già danno Sono qualcosa. parlanti. Sì, sono parlanti, risvegliano già le immagini, no? E io poi sto facendo tutto un lavoro con le ragazze, le donne, insomma, che mi seguono, legate proprio anche a tutta la matrilinearità, no? Quindi agli antenati. E parli anche di questo, cosa che non è semplice trovare nei libri, cioè bisogna andare proprio a cercare dei libri specifici, no? Mi fai un Esatto. esempio invece anche di quanto sono importanti i nostri antenati. Molto. Rispetto, insomma, ai sintomi e alla tipologia di comportamento, personalità e carattere che ci ritroviamo oggi. Quindi possiamo tornare indietro per guarire anche queste ferite. Certo, ed è importante farlo anche per le generazioni future. Assolutamente, perché vanno guarite, Assolutamente. curare. Assolutamente. Cioè sono, come dicevo prima, un po' difficile da comprendere per chi è molto radicato, perché è molto terra a terra, diciamo molto materialista, però noi siamo in un campo di informazioni, la medicina e la fisica, diciamo la fisica prima, la medicina dopo, si sta incominciando ad adeguare a questo nuovo concetto di informazione e di realtà di fatti. Per cui nel momento in cui vogliamo effettivamente comprendere quali sono i conflitti alla base dei nostri sintomi, del nostro malessere, non possiamo escludere la possibilità, la certezza, non l'avremo mai, Mai. che la cosa possa riguardare anche, diciamo, le nostre antenate, le nostre antenate, se parliamo di sintomi del femminile, o comunque eventi accaduti a loro che stanno portando ancora su di noi degli effetti. Sì, guarda, io posso confermare con il legame poco vissuto, ma molto presente nella mia vita, della mia nonna. Quindi io la conoscevo pochissimo, è morta quando ero bambina, insomma bambina, avevo 12-13 anni, però ho dovuto fare un lavoro importante proprio per liberarmi di quelli che erano i suoi dolori. Io ho gli stessi suoi sintomi, avevo gli stessi suoi sintomi, le sue stesse allergie, siamo 7-8 nipoti, io sono l'unica che la sognavo la notte, che comunque l'ho sempre ricordata piangendo, come se avessi provato un amore per lei, viscerale, cosa che lei abitava in un'altra regione, io l'ho vista 10 volte in tutta la mia vita, non aveva buoni rapporti nel senso con mia madre, gli altri zii, quindi eppure me la sono ritrovata addosso, dentro, no? In profondità e devo dire che è proprio il lavoro che mi ha fatto fare lei, con tutti i dolori e i sintomi forti che ho provato, che sono arrivata proprio a studiare, sia per me ma anche per aiutare le altre donne. Una sorta di... Certo, Lei ha utilizzato la mia vita proprio perché non è riuscita nella sua a riscattarsi, no? E qui poi concludo per farti capire, una donna che si è suicidata. Quindi una donna che ha avuto un excursus molto, molto forte, una donna che è stata tradita, picchiata, ha lasciato 3 figli quando erano ancora minorenni per scappare dal marito, insomma una donna che ha avuto delle problematiche, delle difficoltà molto importanti. certo. Pertanto io, fondendo poi successivamente, perché io non capivo, io quando morì misi la sua foto dove la potevo vedere quasi sempre in casa e ti ripeto, questo rapporto non c'era, figuriamoci se la nonna l'avessi vissuta in casa oppure no. Io ho dovuto fare un lavoro di taglio veramente grande che lì per lì mi lasciò anche abbastanza, insomma, interdetta, però io dopo ho percepito la sua morte, mi sono liberata e ora sto lavorando anche per lei in realtà. Ma se, anche se ti sembrerà strano, con questo ha aiutato lei. Ha Ho aiutato lei, assolutamente. Lei infatti aveva aiutato bisogno di lei, me. ma hai aiutato tutto il tuo campo quantico familiare. Quindi, se tu nipote hai avuto questo tipo di ripercussione, sicuramente, anche se l'espressione è stata in modo diverso, ha aiutato i tuoi cugini, quelli che erano i suoi figli. E le tue generazioni future che non debbano vivere questo conflitto irrisolto.
Per cui, Infatti confermo che diciamo. dopo questo momento, nel giro di un anno, mia madre ha trovato la sua posizione, mia sorella anche, i miei zii che sono figli dei nonni si sono trasferiti in altri paesi, hanno trovato anche a livello di salute, insomma, del benessere, insomma, si sta smuovendo veramente tante cose. Io quindi sono molto attenta al lavoro delle antenate, proprio per questo. C'era Nadia prima che ci guardava, ora ci ha lasciato, probabilmente è dovuta andare via. Con lei si è fatto un lavoro veramente profondo riguardo proprio questa cosa qui, perché anche lei ha una zia, una nonna e una bisnonna, con un determinato stile di vita che lei ha ricopiato, anche conoscendole pochissimo, senza capire la motivazione. Quindi poi alla fine se n'è dovuta, quando abbiamo parlato di questa cosa, ha trovato questa profonda somiglianza, perché ti domandi proprio, ma perché ho questi pensieri, ho questi, da che cosa derivano? Non li senti tuoi, no? Però li percepisci come tali, e fare questa separazione è difficile, ci vuole del tempo, però una volta fatto in realtà avviene la guarigione proprio di tutti quelli Infatti che hanno a volevo che dire, più fare. che di separazione, parlerei di guarigione. Di guarigione, sì, vero, vero, vero. Senti Laura, Dimmi. hai dei progetti in questo momento? Il 16 giugno sarai a Milano per la celebrazione di Mamani oppure non ce la fai? Purtroppo no, perché il 19 partiamo, perché Melanie ha il compleanno e andiamo quindi in vacanza con lei, Ok. diciamo, qualche giorno a festeggiarla. Ok, Perché se lo che è la merita figlia di tutto. Eric, sì, Sì, no, non la conosca. sì. E senti, hai dei progetti comunque riguardo il tuo lavoro? C'è questo ebook che state lanciando per iscriversi alla mailing list dove io dopo metterò tutte le informazioni. E, poi ecco, se hai dei progetti, dei semitani, degli incontri importanti di cui ci vuoi parlare, Noi diciamolo abbiamo così. un progetto con Keoma, nel Cheo cassetto. Marizzo. Sì, che è nel cassetto, stiamo aspettando che ci siano, diciamo, gli sblocchi burocratici per portarlo ufficialmente, diciamo, a conoscenza. Abbiamo un grande progetto. Grande Bene. progetto, naturalmente, può partire quando noi saremo pronte. Io sarò pronta. È un progetto, ti anticipo già, che coinvolgerà, siamo 14 naturopate. Con Keoma, che è psicologa, e lo porteremo, nonché, dimenticavo, nel mio percorso ho fatto anche la formazione di Moon Mother con Keoma, Sito. con Miranda Gray, Con e Miranda Gray. quindi, diciamo, per noi è importante che la donna impari a riconoscere il suo ruolo. Sì, no, dicevo, proprio stamani ho preso il mio libro di appunti che prendevo nei corsi del femminile e vorrei portare a vostra conoscenza la frase che ha detto Mamani alla fine dell'ultimo corso che ho frequentato con lui sul potere della donna. Eravamo a Ischia ed era per me il quinto livello, poi purtroppo i corsi si sono interrotti e comunque era una frase che già di per sé era importante per far comprendere a qualsiasi donna l'importanza del suo ruolo. E mi ricordo che diceva: ricordatevi che non è che venendo ai corsi che voi evolverete, che voi diventerete consapevoli del proprio femminile. È nel momento in cui riconoscerete che ognuna di voi è una colonna di luce, portatrice d'amore e di pace nel mondo. Eh sì, guarda, È mi sei questo. arrivata tutta, mi si sono alzati tutti i peli, sì. E poi se iniziamo appunto a lavorare nel nostro piccolo, intanto cambia il nostro compagno, cresciamo dei figli più saggi, ci vuole, mi ricordo anche questo, Mamani disse che si stavano mettendo dei semi importanti, lui dette una tempistica che fu quella di 10 generazioni, quindi parlò di 1000 anni, no? Sono tantissime, però bisogna comunque da qualche parte iniziare, perché rimanere così Esatto. non ha veramente senso. Magari poi velocizziamo questa tempistica, abbiamo industrialmente siamo cresciuti in 50 anni, tornare indietro probabilmente, non tornare indietro, fare un'evoluzione, diciamo, verso appunto la luce, no? Verso l'ascesa, sicuramente sarà un cammino un pochino più importante e anche più in salita, però se siamo tante donne come lo stiamo diventando, magari non saranno più 1000 anni, ma saranno 2 o 3 generazioni, no?
Esatto, non lo sappiamo, non ci è Non lo dato a sappiamo, sapere. non lo sappiamo, infatti. L'importante è quando inizi la strada, la consapevolezza, non puoi più tornare indietro. No, è un punto di non ritorno. No, anzi, si va sempre più avanti e vuoi naturalmente assumerti sempre di più la responsabilità del tuo destino e di quello che ti accade nel quotidiano, in ogni momento della tua vita. E questo è, diciamo, è fondamentale. Per diventare, come dice Salvatore Brizzi, maga. Maga, bella questa parola. Senti, Laura, io ti ringrazio di Grazie cuore di a te, essere Vale, sei veramente presente, insomma, molto qui oggi. molto brava e complimenti e congratulazioni perché stai facendo un grande lavoro nonostante comprenda che ci sono delle difficoltà, come abbiamo visto, anche tecniche, per cui Sì, guarda, devo dire che da quando ho cominciato le prime difficoltà sono state proprio tecniche, sembrano quelle resistenze, no? Ma non demordo, infatti sono costante assolutamente, e brava. presente, ho bisogno di ognuna di voi, insomma, del vostro aiuto perché io da sola non posso dare un'informazione, però voglio proprio portare, la mia missione è proprio quella di condividere il percorso delle donne alle donne che non hanno ancora iniziato questo viaggio, no? Questo iter. E se farle sapere che non sono sole, quindi che siamo in tante in Italia a poter aiutare e aiutarle appunto in questo viaggio, in questo cambiamento. E poi come te ti sei unita in questo progetto bellissimo di 14 naturopati, ora sei entrata anche con Keoma in Cantivisto, riunendo anche le donne di Camptiví, mi do tempo un annetto per poi riuscire a portare veramente in sinergia tutte le nostre voci, tutti i nostri messaggi, magari attraverso un libro, magari attraverso un ebook, magari attraverso una manifestazione, non lo so, no, però comunque un segnale, mi piacerebbe riunire tutte le donne con i tamburi in una collina, in una montagna importante. Poi le idee arriveranno anche da voi, da chi desidererà partecipare. Riattiviamo appunto i gruppi, cerchiamo di essere partecipi e connesse il più possibile perché ora non si può mollare e c'è da stare insieme. Le donne Esatto. insieme hanno un altro potere, un'altra resistenza, il loro messaggio è molto più forte e profondo, quindi non abbiamo perso. Io gli ultimi corsi di Mamani li ho fatti 8 anni fa, quindi poi dopo è successo quello che è successo, però sono passati 8 anni, ognuna di noi è cresciuta tanto, ha dato tantissimo, però io ho avuto proprio in sogno un messaggio importante dove ora bisogna correre un pochettino, no? Bisogna impegnarsi un pochettino di più tutte quante. Quindi Certo, un ti passo ringrazio per volta. tantissimo, io mi prenderò Grazie a te, assolutamente Vale. del tempo già oggi per leggere il tuo ebook, lo pubblicizzerò anche in quelli che sono i miei canali personali e anche su CamTV. Aiutami anche te, quindi condividiamo a vicenda un po' le nostre cose. Se Volentieri. conosci delle donne, che le conoscerai sicuramente tantissime, invitale nel gruppo Il risveglio delle donne, donne che si raccontano, perché anche loro potrebbero essere protagoniste appunto di questo cammino. Quindi più persone troviamo all'interno e meglio possiamo comunicare tra di noi. Va bene? Certamente, Noi poi ci rivediamo certamente. presto, spero di rivederci tra un mesetto e mezzo, due, magari sempre in intervista. Se poi abbiamo la possibilità di vederci dal vivo, ben venga. Grazie, volentieri e Vale, ti abbraccio forte. Grazie, grazie Laura, Grazie a tutte, ciao. Ciao, ciao, grazie, grazie. ciao. Vi mando all'appuntamento della prossima settimana. Che sarà allora dunque, Laura Gabrielli era oggi il 30 di maggio, che è giovedì alle ore 10 con Annalisa Chelotti, naturopata, counselor, fa corsi di Reiki, anche lei ha fatto tutti i percorsi del femminile, è stata una mia prima iniziata tanti anni fa, quindi sarà bello rivederci. Lei ora si è trasferita nella campagna di Torino, quindi insomma ne avremo delle bellissime informazioni anche da lei. Grazie mille di tutto, chi ha seguito la diretta, se per favore puoi aiutarci a condividerla proprio e mandare il più possibile fuori il messaggio, ok? Al di fuori di questo gruppo il messaggio. Potete condividerla via Messenger, via WhatsApp, se ritenete che quello che abbiamo detto è stato un po' per voi importante, quindi vi prego di condividerla. Di chiamare, come ho detto anche a Laura, altre donne all'interno di questo gruppo, perché è veramente molto importante.
Va bene, grazie di tutto. Io vi chiedo scusa per tutte le problematiche, speriamo poi di migliorare piano piano. Va bene, grazie, arrivederci.